Tre punti per staccare Notaresco e Tolentino e avvicinarsi alla zona salvezza. Lo russo castiga l'Avezzano arrivato al Cannarsa per conquistare almeno il pari contro i giallorossi del tecnico Raffaele Esposito. Termoli capace nel finale di resistere in nove agli ultimi fuochi d'artificio dei biancoverdi marsicani per le espulsioni di Lo russo prima e Cagliazza dopo. Inflessibile il fischietto brindisino Andrea Palmieri. Il centravanti di casa Basrak inizia le danze, scarica in porta la prima conclusione degna di nota dopo 14 minuti. Alto di poco, la risposta degli abruzzesi arriva su una ingenuità macroscopica del portiere lombardo che consegna il cuoio sui piedi della punta Dos Santos, che non crede ai propri occhi e calcia forse debolmente. Salva tutto Sicignano prima che la palla varchi la linea di porta. Al 28esimo manovra ariosa dei Molisani, avviata da Antezza e rifinita da Carnevale. In area non si fa pregare Lo russo che rompe gli argini e firma il vantaggio in girata. In ritardo il portiere ospite Coco. La prima frazione si chiude con due conclusioni dalla distanza, una per parte. Utili solo per la cronaca, prima Selle dell'Avezzano dopo la mezz'ora. Rispondono i padroni di casa poco più tardi. Nella seconda parte la formazione viaggiante è costretta a spingere con più qualità. Per poco il difensore di casa Sicignano non crea un pasticcio con un retropassaggio di testa. L'Avezzano invade l'area giallorossa con più calciatori. Girata alta di un nulla di Cigliano al 33esimo. Seguita una manciata di minuti più tardi da Ribeiro all'interno dei 16 metri con lo stesso copione. Arriva poi l'ingenuità di Lo russo che al minuto 35 sotto gli occhi di Palmieri scalcia da terra un avversario. Scatta il secondo giallo e il ritorno anticipato negli spogliatoi per l'attaccante. Ma non è finita, ad una manciata di minuti dal triplice fischio arriva un altro cartellino rosso per i molisani, questa volta nei confronti di Cagliazza per un fallo sul Ribeiro lanciato verso la porta di Lombardo. Per il Termoli al fischio di chiusura arriva un sofferto quarto successo stagionale e gli applausi del pubblico adriatico sulle gradinate del Cannarsa. L'Avezzano di mister Scorsini, superato di misura, deve rimandare ancora una volta i sogni di poter rientrare in zona playoff.